Comandante Shepard, John Dumbau, specialista tattica e ricognizione. Sospetto che dei rappresentanti ANAR d'alto livello siano stati indottrinati. Sono accuse pesanti. Hai delle prove? L'assalto di una squadra segreta dell'Alleanza contro una stazione di ricerca Batarian. I Batarian studiavano tecnologia dei razziatori. I Batarian avevano tecnologia dei razziatori? L'assalto si è trasformato in un massacro e gli umani sono tornati a mani vuote. La tua gente ha simulato un guasto energetico per coprire l'accaduto. Se l'avessero scoperto, i Batarian ci avrebbero dichiarato guerra. Ma cosa c'entrano gli ANAR? Intrattenevano relazioni commerciali al limite del legale con i Batarian e hanno condotto l'Alleanza alla stazione. Sospettiamo che gli stessi ANAR siano fuggiti con la tecnologia in questione. Stando ai tuoi rapporti sui razziatori, potrebbero essere indottrinati. Da chi hai avuto queste informazioni? Da una fonte anonima che però ho ricondotto a una ladra di nome Kasumi Goto. Le do la caccia da anni. Kasumi, ti occupi di semplici furti? È una ladra eccezionale. Abile e scaltra quasi quanto un Salarian. Credo le piacerebbe sentirsi elogiata dallo spettro che vuole sbatterla in galera. Mi servono i suoi dati e l'ammiro. A giudicare dalle informazioni che mi ha procurato, presumo sia reciproco. Cosa posso fare per te? Ora uno di quegli ANAR è un diplomatico sulla cittadella. Non conosco il suo nome manifesto e un'indagine formale insospettirebbe i suoi alleati. Quindi la caccia è aperta. Sto monitorando delle trasmissioni sospette verso il pianeta natale ANAR. Potresti aiutarmi? Vedrò di scoprire il più possibile al Dipartimento Spettri. Grazie, Shepard. Comunque, non tutti ritenevano esagerati i tuoi timori riguardo ai razziatori. Speriamo di essere ancora in tempo. Ricordi quando mi hai aiutato a ottenere la Grey Box di Keiji da Donovan Ock? Quella con informazioni in grado di scatenare una guerra? Pensavo avessimo distrutto quelle informazioni per tenerti al sicuro. Erano rimaste abbastanza tracce da poter ricostruire tutto. Ed ero curiosa. Poi ho capito che a Bau sarebbero interessate. Se non ti dispiace che io rimanga invisibile, allora posso aiutarti a portare quegli ANAR allo scoperto. Ti ringrazio. L'esercito dell'Alleanza, sì, la sua squadra è tornata. Bau, ho trovato degli indizi. Strani trasferimenti di denaro da parte di Bolon e grossi pacchetti di dati inviati da Olun. Bolon è pulito. Con quei soldi mantiene la sua amante. Per Olun non saprei. Indagherei più a fondo. Controllerò i suoi registri personali e tutti i messaggi recenti. Non ti sembra strano che un ANAR abbia un amante? In cambio del mio aiuto? L'ultima volta mi sono ritrovata in una missione suicida. Non intendevo dire questo. Ma è lì che volevi arrivare. Arrivo all'hangar d'attracco e... Bau, Olun sta facendo forti pressioni affinché gli ANAR supportino. Quindi non può essere indottrinato. Chi si oppone a lui? Un ANAR giunto poco tempo fa da Kage. Controllerò gli ANAR arrivati di recente sui registri di transito. La guerra è al centro di tutto e per te nessuno dovrebbe starne fuori. Preferiresti lasciar vincere i razziatori? No. E sono in debito con te per la Grey Box di Keiji che hai ottenuto da Ock. Ma la base dei collettori mi è bastata, Shep. I razziatori non sono persone. Non posso infiltrarmi e rubare la loro arma segreta. Non è una questione di soldi. Gli agglomerati sono già strapieni. Non c'è più spazio. Prima hai lasciato entrare delle Asari. Allora c'era ancora posto. E dove andrà la mia famiglia? Non lo so, va bene? Ma qui non possono attraccare.
Pensa di riuscire a far entrare ancora un po' di persone, ufficiale? E ora chi accidenti vuole... Oh, comandante Shepard. In questo caso vedrò di trovare ancora un po' di spazio. Allora la mia famiglia può passare. Il comandante Shepard garantisce per la tua vita. Digli di svegliarsi. Io... grazie. Ehi, scusa, posso sapere il tuo nome? Deckard. Christoph Wasser, lieto di conoscerti. Da quanto sei qui? Non saprei, io non... Non so quanto è passato dalla mia fuga da Lione. Conosci Lione? No. Abbiamo già superato 1000 avversità. E i suoi acquisti? Grazie per averci scelti. Forza d'occupazione. Il primarca Victus ha richiesto un consiglio di guerra tra le specie del consiglio. Mi sembra che l'invito sia stato esteso anche ai droga. Accidenti. Aria non scherzava. Il grande comandante Shepard al guinzaglio. Ho i miei motivi per essere qui, Vosk. Ma certo. Comunque dille che la cosa mi ha colpito. Tornando agli affari, ho sempre il mio piccolo problema da risolvere. Sarebbe? C'è un generale Turian, di nome Oraka, che sta mostrando troppo interesse verso i Sole Blu. Mette in difficoltà le nostre attività nel settore. Metterò il mio gruppo a disposizione di Arya non appena Oraka sarà morto. Oraka avrà i suoi motivi per interessarsi a voi. Ci limitiamo a qualche piccola incursione sulle rotte commerciali. Con il benestare di Arya, peraltro. Oraka è solo un vecchio fossile riemerso dalla pensione per rivivere i suoi giorni gloriosi e giustificare la sua esistenza. La sua scomparsa non avrà alcun effetto sulla guerra, mentre l'appoggio dei Sole Blu... Beh... Sai come lavoriamo. Credi davvero che ucciderò un generale Turian? Penso che Arya lo creda. Altrimenti perché ti avrebbe mandata qui? Lei conosceva il prezzo. Risolvetevela voi. Oh, a proposito. Di ad Arya che aspetto ancora il suo culetto blu nel mio letto. Cosa c'è, Shepard? Eri a conoscenza di questa storia? Potresti essere più preciso. Darner Vosk si aspetta che uccida il generale Oraka. Non mi importa cosa si aspetta Vosk. A lui basta che Oraka smetta di ostacolare le sue operazioni. Potresti provare a parlare con Oraka per convincerlo a mollare la presa. Se poi non vorrà ascoltarti, chiamami. Risolveremo il problema. Non vedo la differenza. La differenza è che ti sto dando la possibilità di salvargli la vita. Giusto. Perché non mi hai detto tutto direttamente tu? Vosk doveva vederti per capire con chi ha a che fare. E poi se vedessi di nuovo quello stronzo fissarmi le tette, credo che lo ammazzerei. A proposito, ha detto... Che andrò a letto con lui? Abbiamo tutti le nostre illusioni. Secondo il consiglio, i recenti attacchi su Scala Galattica... Controlliamo le scorte di Medigel. Sì, signore. Abbiamo saputo niente dall'ospedale? I chirurghi. Shepard. Che succede? Abbiamo convinto il consiglio ad accogliere i nostri feriti. Non sapevamo dove altro andare. Quanto è grave? Ci sono più morti che feriti. Abbiamo l'85% di caduti in azione. Presto avremo bisogno di un obitorio. Si contano pochi feriti quando devi vedertela con i razziatori. Ci sono così tante vittime. Le nostre unità sul fronte vengono massacrate. Un plotone alla volta. Un singolo razziatore può eliminarne 9 o 10 con un solo attacco. Questa non è una guerra, è un massacro. C'è un motivo per cui sono temuti.
E questi poveracci lo stanno scoprendo. Fai il possibile per loro. Alcuni potrebbero riuscire a rimettersi in sesto, ma gli altri... possiamo soltanto stargli vicino. Qualche traccia della tua famiglia? Nessuna, ma non perdo la speranza. E tu, come stai? Mi sembra che inizi a perdere qualche colpo. Non mentirò. È stata dura. Lo so, ma devi cercare di guardare avanti. La guerra sarà ancora lunga. Questa è un ID modello 1.7 AGB, comandante Shepard. Rivolgersi a un addetto del negozio per una dimostrazione del modello. Hai una copia di Shepard IV? Ah, sì. Quello basato su quell'eroe di guerra. L'abbiamo bloccata dopo che un ragazzino ci ha versato sopra una bibita. La sbloccherò, ma abbiamo solo la versione demo che funziona. Abbiamo saputo che un'altra nave è fuggita. Quanti passeggeri? Solo. Beh, troviamogli un po' di spazio. Ho ottenuto un elenco degli ultimi Anar arrivati. Te lo inoltro. Accidenti. Sono tutti nomi manifesti. I nomi degli Anar nell'assalto dell'Alleanza sono spirituali. E i nomi spirituali Anar sono privati. Non esistono registri pubblici. Puoi risalire alle loro comunicazioni personali? Ci provo. Forse così scopriremo i loro nomi. Allora, come sta il resto della banda? Hai incontrato qualcun altro? Garrus sta dando una mano sulla Normandy. Non può vivere senza combattere. E Jacob? Non ho avuto sue notizie. Sai, Jacob mi avrebbe convinta a tornare sulla Normandy. Così mi commuovi. Bau, ecco la corrispondenza. Se c'è qualche accenno ai nomi spirituali. Trovato. Un arrivo recente. Zimantis, nome spirituale, ammirate le opere degli Illuminati Affranti. Era con la squadra dell'Alleanza che ha massacrato i Batarian. Da allora è assegnato a un progetto di ricerca speciale. Deve aver messo i tentacoli su della tecnologia dei razziatori. Così pare. Ti invio il nav point del suo ufficio. Ci vediamo là. Salve, comandante Shepard. Selezioni una destinazione. Attenda, prego. Arrivo al mercato del Presidium. Vuoi che ci arruoliamo come soldati? Ma non potremmo fare altro. L'esercito ha bisogno di truppe fresche. Noi non sappiamo affatto combattere. Mackenzie è un biotico. Dave e Graham tirano con la pistola al poligono. Oh, e Orion compra sempre nuovi moduli per il suo fucile a pompa. Quello che non ha mai usato. Ammiro i nostri amici, ma noi non siamo fatti per combattere. Io... beh, non posso stare a guardare ciò che accade. Voi due potreste rendervi utili aiutando i medici nei campi profughi. Ah, grazie. Chi era? Il primo spettro umano. Wow, il comandante Shepard. Sì, ci ha dato un buon consiglio. Arruoliamoci come volontari nelle tende mediche. Che ne dici? Sempre meglio che spararmi in piede con il fucile. Grazie per aver scelto la Canala Exports. Non vale la pena vendere adesso. So bene cosa sta succedendo. Scarica tutto nell'ammasso Motan. E sarebbe opportuno spostarsi verso zone più sicure. Credo di essere pronta. Le cose andavano male anche prima. Passando dalle ID finanziarie all'equipaggiamento militare, perderemo milioni. Chi se ne importa dei problemi? Ho visto Palaven bruciare. E la situazione non è destinata a migliorare. Se voi ci aiutaste. Senti, Simon, sei libero di cedere le tue quote all'arte. Ma io non venderò i vivi finanziari con il mio mondo per questo. E va bene, lasciami il tempo. Pensa di andarci. È un vero problema. Dobbiamo stabilizzare le unità di riscaldamento in modo che la temperatura dell'acqua resti costante. Ho stabilito un contatto con la cella di Jonas Ederis, comandante. Può usare quel terminale.
Grazie, vorrei parlarle in privato. Certamente. Quando ha finito, usi quella postazione per contattare il comandante Bailey. Chi è che mi spia adesso? Ah, ma bene. Finalmente la servetta di aria è venuta a tirarmi fuori da qui. Vorrei parlare con te prima di chiedere il tuo rilascio. Cazzate. Devi farlo e basta. E quando uscirò, cadranno molte teste. Te l'assicuro. Hai ucciso un sacco dei miei. Non credere che l'abbia scordato. Fossi in te, me ne starei tranquilla, Sedaris. Solo quando avrò finito di seppellire le mie vittime. Adoro avere il coltello dalla parte del manico. Perfino qui, pensa un po'. Io ho il potere. Davvero? Certo, Zane, il mio secondo, è un leccapiedi buono a nulla. Se avesse le palle avrebbe preso il potere lasciandomi qui a marcire. Invece non osa sfidarmi. E fa bene. Ora tirami fuori da qui, Shepard. Di a Bailey di rilasciarmi. Bailey, ho visto la Sedaris. È una pazza, no? Sarebbe da stupidi farla uscire. È una minaccia. Troverò il modo di risolvere questo problema. Ok, terrà duro finché non avrò tue notizie. Temo di non poterti aiutare. Ma il tuo responsabile ha detto che mi avresti dato un rimborso per questo appuntamento. A me non risulta alcun appuntamento e non hai una ricevuta. Per non dire che non abbiamo più neppure quel modello, credo. Ascolta, non voglio un modello nuovo, né rubare dei crediti. Rivoglio soltanto il mio denaro. Non posso fare nulla senza un documento che comprovi la vendita. Posso andare a prendere la garanzia, cioè il marchio. Temo di non poterti aiutare. Ma il tuo responsabile ha detto che mi avresti dato... Guarda che non se ne andrà. Prima lo rimborsi, prima potrai tornare a casa. Già, hai ragione. Finiamola con questa storia. Ecco, ho inviato un rimborso completo. Davvero? Sì. Ma dici sul serio? Certo. Un rimborso integrale? Sì, lo confermo. Tutti e 15 i crediti. Oh, wow. Ehi, grazie. Tutti gli acquisti presso e la scintola ridimano spese con la dicitura prodotto a marchio AM. Benvenuta al negozio di souvenir. Include grazie per aver scelto tecnologici dai sistemi Terminus. C'è verrà applicato fabbrication speciale per lui. Salve, Shepard. Sembra che tu stia raccogliendo dei dati. La tua è un'affermazione corretta. Hai raggiunto qualche conclusione storica? La disumanità dell'uomo nei confronti dell'uomo? L'esistenza dell'obiettività? Cose del genere? Stavo eseguendo degli scenari per analizzare il comportamento di Jeff. Credo abbia un profondo legame affettivo nei miei confronti, ma non lo ha ancora esternato a nessuno. Shepard, tu hai esperienza di carattere sessuale. Come ci si accorge quando qualcuno prova interesse? Di solito si capisce che non fanno altro che pensare a te. Cose come ti invitano fuori, ti fanno regali, magari ti fanno ascoltare della musica. I miei unici desideri riguardano aggiornamenti hardware e software e il mio programma base non assegna alcun valore alla musica. Forse potremmo discutere di come indurre in Jeff un coinvolgimento emotivo. Non è così che si fanno queste cose. Deve essere naturale. Serve quel certo non so che. Capisco. Conosco diverse sostanze chimiche che potrei usare per stimolare il suo desiderio. Varrebbe come non so che? No, intendo che serve qualcosa che piaccia a entrambi, che vi faccia rilassare. Per esempio, entrambi apprezzate l'umorismo. Giusto. Controllerò se in questi giorni sulla cittadella ci sono spettacoli di carattere comico. Scansione in corso. Pensi gli piacerebbe l'uomo che si è impiccato? Pare che la vicenda narri di un chirurgo plastico innamorato. Ida, la cosa più importante è divertirsi, ovunque andiate. E se tu ti divertirai, probabilmente lo farà anche lui. Quindi l'esito non è garantito. Ma tu mi consigli di tentare comunque? Nessuno si è mai innamorato senza ricorrere a un pizzico di coraggio. Capisco.
Credo di avere maggiori possibilità ora, grazie a te. Ti ringrazio, Shepard.